Nuova vita non più vista come apertura al futuro, ma come ostacolo alla realizzazione di sé. Ad esempio, l'inserimento nella Costituzione francese del diritto all'aborto, ossia il diritto alla soppressione di un essere umano, va in questa direzione. Viene sancito che una nuova vita umana vale meno della supposta realizzazione di sé. Prima di esaltarsi di questa scelta, occorrerebbe ricordarsi che i primi stati che hanno legalizzato l'aborto furono l'Unione Sovietica e la Germania nazista. Consigliere Rozza, prego, ordine dei lavori. Presidente, mi scusi per quest'ordine dei lavori. Prego. Non ho voluto farlo durante la discussione della mozione perché non volevo inficiare il dibattito. Probabilmente il collega Dozio, essendo molto giovane, io la prendo così, Dozio, ha usato delle espressioni nel suo intervento che non solo credo che tutte le donne dell'aula che l'hanno ascoltata siamo saltate dalla sedia. Paragonare un paese con la legislazione per l'aborto ai nazisti e agli stalinisti, io le assicuro che ha offeso tutte le donne che abbiamo fatto la nostra battaglia nelle piazze per non morire di aborto clandestino. E paragonarci ai nazisti e agli stalinisti è a dir poco offensivo. E mi spiace che dalla sua faccia, che io ho cercato di prenderla dolce, riconoscendole la giovane età e la necessità di riflettere, però dal suo viso e dalle sue espressioni credo che non si renda conto dell'offesa che lei ha recato a ogni donna di questo paese che ha condiviso questa legislazione, che ha voluto una legge che tutelasse la donna davanti all'aborto clandestino e che hanno magari abortito. Consigliere Rozza, la invito a chiudere, per favore. Io le ripeto, finisco, ripeto, non le volevo chiedere di dare le scuse, ma semplicemente era una riflessione. Il suo atteggiamento così, come dire, bullo, perché lei continua a rinfiutarsi di usare il cervello e ragionare sulle parole che le sto dicendo. Grazie Presidente, mi scuso.